deciso che voglio regalarvi un pezzo di Giulia, una parte di quella persona fantastica come la conoscevo io, sperando che vi lasci il segno come ha fatto con me, perché me la porterò sempre, me la porterò per sempre dentro. Giulia era quella ragazza a cui non era difficile fare regali, perché qualsiasi cosa vagamente buffa o carina la faceva andare in visibilio. Giulia non amava decidere, per niente, e nemmeno il gusto del gelato, infatti faceva sempre metà con la mamma. Metà pizza a testa, se io prendo un gusto tu prendi l'altro e poi ce lo scambiamo. Giulia era buona, è la persona migliore che io abbia mai conosciuto. Giulia si dimenticava sempre le chiavi e una volta tentando di scavalcare il cancello per entrare si è strappata il cappotto e la felpa. Giulia era la mia sorellina, ma era anche la mia sorella maggiore e Giulia mi diceva cosa dovevo fare quando non ero sicura e mi dava sempre ottimi consigli, che molto spesso non mi piacevano perché non erano quello che speravo di sentirmi dire, ma lei era onesta. Giulia e io andavamo spesso al parco o nel nostro spiazzo di cemento preferito e disegnavamo. Le notti d'estate andavamo in un parchetto vicino a casa e ci stendevamo sulla cesta di corda. Rimanevamo lì ad ondolarci piano, guardando le stelle, sentendoci infinite, con le viti che si conficcavano nella schiena perché forse eravamo un po' troppo grandi per quella cesta, ma non andava bene così. Ora Giulia, in quella cesta ci sto comoda, ma non è più bello senza di te, perché guardo il cielo e ti vedo in mezzo alle stelle, che fai a metà di un gelato con la mamma. Prima o poi ci rivedremo, te lo prometto, ma fino a quel momento so che sarai con me e che continuerai a essere mio angelo custode, perché in fin dei conti lo sei sempre stato.